Donne per l'Africa, e questo è il tema della serata, voluta fortemente dall'associazione Una Mano Tesa per Taraka, in collaborazione con il club dei Lions di Capo a Casa Irte. Ed è questo il tema dell'odierna puntata del Taccuino Politico della Campania. Si scende in campo per dare una mano ai nostri fratelli africani, ma soprattutto alle nostre sorelle africane, che sentirete per i nostri intervistati rappresenta la spina dorsale di questo continente troppo spesso dimenticato. Una Mano Tesa per Taraka è il nome dell'associazione, di cui è presidente il dottor Valente, che nella vita ginecologo, ma stasera investe appunto di presidente di questa associazione, che si è proposta in collaborazione anche con il Lions Club di Capo a Casa Irte, una serata diciamo di beneficenza, ma soprattutto una serata per portare in evidenza quello che è un problema che abita, si potrebbe dire, a pochi passi da noi: il continente è troppo dimenticato. Sì, la nostra è un'associazione di volontari, siamo in provincia di Caserta, una trentina tra medici e paramedici, che periodicamente va in Africa, nell'Africa subsahariana, per lo più Kenya e Tanzania, in cui andiamo ad operare. Andiamo ad operare in vari modi, portando ovviamente fondi per la costruzione di centri sanitari. Abbiamo costruito un reparto pediatria in Kenya, un reparto maternità con punto nascita in Tanzania, e adesso stiamo costruendo un piccolo ospedale in una zona di un villaggio sperduto e lontano dalle vie di comunicazione. Questa sera il tema è una donna per l'Africa, o meglio ancora le donne per l'Africa. Io aggiungerei le donne dell'Africa. Ecco, perché la donna? Le donne dell'Africa sono la spina dorsale dell'Africa. L'Africa cammina con le gambe delle donne, perché la donna in Africa svolge i lavori nei campi, la donna in Africa prende cura dei bambini, avvolgono quei bambini nelle loro classici vestiti, kanga, e li portano in giro mentre fanno tutte le loro attività, girano per i mercati, cucinano, trovano il modo di sostentamento. In una civiltà, quella africana, in cui esiste purtroppo il maschilismo, esistono i problemi legati anzi alla violenza delle donne, la presenza delle donne con la loro voglia di fare, con la voglia di crescere, di prendersi cura dei bambini, di creare la famiglia, sicuramente è il futuro dell'Africa. Adesso ci rivolgiamo al medico, ecco, qual è il livello di prestazione sanitaria oggi nell'Africa? Si pensa probabilmente che il livello sia ancora abbastanza basso. Sì, ovviamente nelle capitali il sistema, la qualità dell'assistenza è paragonabile quasi alla nostra, però lontano dalle vie di comunicazione, appena ci allontaniamo dalla capitale, purtroppo non c'è nulla. Adesso stiamo costruendo appunto questo centro sanitario in un villaggio di sole capanne, in cui non è esiste Capanno, una zona poverissima in cui non c'è ospedale, in cui le strade non sono asfaltate, in cui le case di muratura non esistono, esistono solo villaggi costruiti esclusivamente da capanne, in cui l'unica forma di comunicazione purtroppo è il telefonino, perché non esiste altro tipo di comunicazione. In questi paesi si partorisce in capanna, quindi riuscire a creare una struttura in cui si partorisce in igiene, si partorisce in sicurezza, per noi è una grande fonte di orgoglio. Ecco, in ultimo, se lei volesse rivolgere un appello ai nostri telespettatori. Ma l'appello principale che io sento di fare è di venire a vedere, perché vedere l'Africa crea una tempesta di emozioni, vedere l'Africa crea quella malattia che viene chiamata mal d'Africa, di cui tutti siamo affetti. Poi venire vuol dire dare comunque una mano, oltre che dare i fondi, che è importantissimo, ma è importante dare una mano, portare la nostra collaborazione, la nostra cultura, il nostro affetto, e vi assicuro che l'Africa vi ripaga con tanta gioia, perché l'Africa è povera ma è tanto tanto gioiosa. Noi serviamo, ed è questo il motto dei Lions, ed è questo il motto a cui fa riferimento il presidente del club di Capo a Casa Irta, Carlo Russo.
non nuovo, per la verità, di iniziative di solidarietà. Questa sera patrocinate una manifestazione dal titolo particolare, Le donne per l'Africa. Mi sono permesso di aggiungere al presidente dell'associazione che ha organizzato la serata, diciamo pure le donne dell'Africa. Ecco, come mai scendete in piazza e allargate i vostri confini al di là di quelli puramente italiani? Perché appunto, come ha detto lei, il motto è noi serviamo. Il noi non deve essere chiuso solamente all'interno dell'associazione, ma noi serviamo il territorio su cui insistiamo, quindi Capo Caserta, che vada quindi da Capo a Caserta, e aiutiamo anche le associazioni del territorio. L'associazione che stiamo aiutando stasera è un'associazione che dà addirittura il proprio aiuto alle donne africane, e come vi ricorderete per altri eventi che abbiamo fatto, io quest'anno ho dato enfasi alle donne giovani. Diamo opportunità, ruoli di responsabilità a queste figure per far sì che il futuro sia migliore. Loro aiutano le donne in Africa per poter liberarsi molte volte dalla schiavitù, per poter avere un futuro migliore e quindi per poter avere un futuro anche di responsabilità in quel territorio. Abbiamo visto che lo spettacolo diciamo, è interpretato da non professionisti per la stragrande maggioranza, si tratta soprattutto di donne giovani. È un modo questo anche per avvicinare ai problemi del sociale una fascia di popolazione che molti ritengono, anche per un certo tipo di assuefazione, lontana, distante da quelli che sono i problemi reali della nostra società. Guardi, sono molte donne, questo perché abbiamo dato enfasi al discorso donne per l'Africa, ma anche donne che recitano, quindi il ruolo, il centro sono le donne. Guardate che dare responsabilità alle donne è un bene per la nazione, non è un bene solamente per questo territorio, perché sicuramente le donne sono state le nostre mamme, sono coloro che portano avanti molte volte le famiglie, e la donna oggi che lavora ha una vita molto più complicata di quella che era la donna casalinga di una volta. Addirittura noi come Lions quest'anno abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, un'associazione dove purtroppo, devo dire, anche se appartengo alla categoria, l'80% è maschile, abbiamo eletto governatore fra 2 anni, perché da noi c'è un anno di tirocinio, possiamo dire, una donna tra altre cose di Matera, una professoressa, Liliana Caruso, proprio per dire vogliamo dare l'esempio, vogliamo dimostrare che al di là delle parole, concretamente affidiamo la leadership dell'associazione a una donna. Ecco, iniziative abbiamo detto, fra una settimana ce n'è un'altra, ce la vuole accennare? Sì, fra una settimana avremo invece su Capo, al liceo classico Pizzi di Capo, un evento con i giovani, sempre il binomio donne e giovani. Con i giovani andremo a parlare, i giovani, col progetto Martina, di tumori, perché le abitudini alimentari e l'informazione è l'unico sistema per tentare di ridurre una malattia che purtroppo sempre più sta colpendo la nostra popolazione. Beh, parliamo di donne, non potevamo non ascoltare una donna molto impegnata nell'associazione Una Mano Tesa per Taraka, Rosa Maria Ramella. Ramella, ecco, a lei tra l'altro è toccato il compito di, come si suol dire, rompere il ghiaccio di questa serata, di questa manifestazione, con la quale vi proponete uno scopo importante, cioè quello di sensibilizzare la opinione pubblica rispetto a un problema molto molto importante che riguarda, io direi, non solo le donne, ma l'intera comunità africana. Certo, l'Africa è un paese straordinario, un paese meraviglioso, pieno di tante risorse che però non sono state opportunamente valorizzate e che devono essere potenziate. L'Africa vive un momento anche molto particolare per una serie di problemi, la siccità, varie malattie che costringono la popolazione a vivere in condizioni estreme, di estremo disagio. Noi dell'Associazione Una Mano Tesa per Taraka siamo impegnati sul posto, andando personalmente nei villaggi, visitando i villaggi, e quindi siamo testimoni in prima persona di quello che avviene, delle condizioni nelle quali le donne in particolare vivono, anche perché è una società che regge sulle donne. Le donne sono nel bene e nel male le persone che portano avanti la famiglia, che conducono anche l'economia del posto, e quindi è soprattutto per le donne, anche se non siamo solo per le donne, che ci impegniamo a fronte della popolazione africana.